Ciao a tutti! Oggi andiamo a vedere le espressioni goniometriche. Per poter svolgere in maniera molto semplice questi esercizi, vi consiglio, se non l'avete già fatto, di andare a vedere prima di tutto il video precedente in cui ripasso tutti gli angoli fondamentali di 30, 60, 45, 90 gradi con le relative funzioni goniometriche, coseno, seno e tangente. Quello che dovete capire è che per svolgere questi esercizi non servirà imparare niente a memoria, ma basta andare a fare il disegno dei relativi angoli indicati e vedere dal disegno, dal grafico, quanto vale il rispettivo valore di seno, coseno e così via. Partiamo! Innanzitutto in questa espressione appaiono secante, cosecante e la cotangente, quindi piccolo ripasso: la secante di un angolo non è altro che 1 fratto il coseno dell'angolo, la cosecante è 1 fratto sen e la cotangente è 1 fratto tangente. Quindi andiamo a calcolare il primo termine, seno di 30 gradi. Facciamo la circonferenza goniometrica, 30 gradi è questo angolo, dobbiamo trovare il seno, quindi andiamo a fare la proiezione sull'asse delle x. La regola ormai l'avete imparata, quindi quello azzurro è il coseno, mentre quello rosa è il seno. Il seno è il segmento più piccolo e quindi il valore del seno di 30 gradi è 1/2. Quindi questo primo termine è 4 per 1/2. Secante di 60 gradi non è altro che 1 fratto il coseno. Il coseno di 60 gradi, andiamo come sempre a disegnare l'angolo di 60 gradi nella circonferenza. Questa volta l'angolo di 60 è questo, quindi se andiamo a fare le proiezioni sugli assi, questa volta il coseno, il segmento azzurro, è più piccolo e il seno è più grande. Quindi noi dovevamo trovare la secante, cioè il coseno dell'angolo, e il coseno, essendo più piccolo, vale 1/2. 1 fratto 1/2 vuol dire 2, quindi questo secondo termine viene meno 2. La cosecante di 45 gradi è 1 fratto il seno di 45 gradi. Vi ricordo che qui non c'è bisogno di fare il disegno, perché per l'angolo di 45 gradi il seno è uguale al coseno, è uguale a radice di 2 fratto 2. Ma noi vogliamo 1 fratto il seno, quindi ribaltiamo il numero, invece di radice di 2 fratto 2 scriveremo 2 fratto radice di 2. E questo termine lo ricopiamo. Andiamo avanti, il coseno di 90 gradi. 90 gradi è questo angolo qui, sull'asse delle y, il coseno, cioè la x, corrisponde a 0, quindi il coseno di 90 è 0. Secante di 0 gradi, la secante è il coseno, l'angolo di 0 gradi è questo qua, il coseno qui vale 1, quindi 1 fratto 1 vuol dire 1. Con il 3 davanti viene meno 3. Cotangente. La cotangente non è altro che 1 fratto la tangente. La tangente di 45 gradi vale 1, perché seno di 45 fratto coseno di 45 fa 1 e quindi la cotangente è 1. Ora che abbiamo calcolato tutti i valori di questa espressione, andiamo a fare i calcoli. 4 e 2 si semplifica e quindi viene 2. 2 meno 2 sono opposti, radice con radice se ne va e quindi qua rimane 2. Meno 3 più 1 fa meno 2 e quindi questa espressione è 0. Come sempre andiamo a fare un altro esercizio un pochino più difficile. Andiamo a fare come sempre il disegno, dobbiamo disegnare l'angolo di 4 pi greco. Questa volta non abbiamo i gradi come prima, ma abbiamo i radianti. Allora, abbiamo visto che l'angolo di 0 gradi è questo. Se faccio un giro completo ottengo l'angolo 2 pi greco, quindi in prossimità di questo punto ho sia l'angolo 0 che l'angolo 2 pi greco. Ogni volta che faccio un giro devo aggiungere 2 pi greco, quindi se faccio due giri della circonferenza avrò l'angolo 4 pi greco. Se faccio tre giri della circonferenza avrò l'angolo 6 pi greco e così via. Quindi posso girare quanto mi pare sulla circonferenza e avrò i multipli del mio angolo. Per cui calcolare il coseno di 4 pi greco è come dire calcolare il coseno di 0. Nell'angolo 0 il coseno vale 1. Poi dobbiamo trovare il seno di meno 15 mezzi pi greco. Allora, pi greco mezzi vi ricordo che è questo angolo. Quando noi giriamo in questo senso, cioè in senso antiorario, gli angoli sono positivi, mentre se leggo in senso orario gli angoli sono negativi. Per cui in questa direzione questo angolo è
pi greco mezzi. Se vado in quest'altra direzione, questo angolo, che voi sapete essere 3 mezzi pi greco, letto al contrario è meno pi greco mezzi. Anche qui dobbiamo girare nella circonferenza. Meno 15 mezzi pi greco lo posso pensare come meno 16 mezzi più pi greco mezzi. Ora, meno 16 mezzi sarebbe meno 8 pi greco. In base a quello che abbiamo detto prima è come dire che dobbiamo girare 4 volte sulla circonferenza, perché se giro così è 2, 4, quindi al contrario sarà meno 2, meno 4, meno 6, meno 8, quindi sono di nuovo qui. Per cui questo angolo mi ha tenuto fermo qui, come se non avessi fatto niente. Quindi più pi greco mezzi è questo angolo. Quindi trovare il seno di meno 15 mezzi pi greco è come trovare il seno di pi greco mezzi. Il seno di pi greco mezzi è 1 per il 2 che c'è davanti più 2. Ora, meno 3 pi greco, questo è 0. Se faccio un giro in senso orario vale meno 2, per arrivare a meno 3 devo fare metà giro, quindi l'angolo meno 3 pi greco equivale all'angolo pi greco. Tra le altre cose, se ci pensate, meno 3 pi greco come angolo è uguale anche all'angolo più 3 pi greco, perché se da qui faccio un giro completo ottengo 2. Mezzo giro ottengo 3 pi greco. Il coseno di meno 3 pi greco, cioè il coseno di pi greco, vale meno 1. Per un terzo che c'è davanti, meno un terzo. Ultimo, 9 mezzi pi greco, quindi abbiamo un multiplo di pi greco mezzi, che è questo angolo qua. 9 mezzi pi greco lo posso pensare come 8 mezzi più pi greco mezzi. In pratica cerco sempre di pensarlo come un angolo giro, o un multiplo di un angolo giro, più l'angolo in sé. Quindi 8 mezzi pi greco è 4 pi greco, quindi abbiamo detto 0, 2, 4, 6, 8 e così via, questi sono tutti un angolo giro. Quindi 8 mezzi, cioè 4 pi greco, più pi greco mezzi vuol dire che devo andare qui, quindi trovare il seno di 9 mezzi pi greco equivale a trovare il seno di pi greco mezzi, che vale 1. Ora sommiamo 1 più 2, 3, più 1, 4. 4 meno un terzo, facendo l'MCM che è 3, 4 per 3 12, meno 1, 11 terzi. Quindi le espressioni goniometriche sono molto semplici, non dobbiamo imparare niente a memoria, dobbiamo soltanto allenarci a fare i disegni delle circonferenze goniometriche, andando di volta in volta a disegnare l'angolo e a capire quanto vale il valore del seno, coseno oppure la tangente, in base all'esercizio, di quell'angolo. Ricordatevi che le uniche cose da imparare a memoria sono i 3 possibili valori che abbiamo già visto nel video precedente, ovvero un mezzo, radice di 3 fratto 2 e radice di 2 fratto 2. Vi ricordo che questi due numeri vanno sempre in coppia, mentre questo sta sempre da solo. Una volta che avete imparato questi 3 valori, poi le espressioni si fanno solo attraverso il disegno, senza dover imparare nulla a memoria. Ecco qua gli esercizi che vi ho preparato. Siete pronti? Azionate il cronometro e fate più esercizi possibili in 2 minuti di tempo. Scoprirete che bastano pochi minuti per raggiungere ottimi risultati. Allora, che ne pensi di questi esercizi? Ti sono venuti tutti? Fammelo sapere e scrivimi in chat. Iscriviti anche al mio canale Instagram e TikTok per divertirti insieme a me ogni giorno in nuovi quiz e tenere allenata la mente. Io sono Monia Tomassini e se ancora non lo sai, il mio motto è: se non sei ancora brava in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.